gatti e bentornati in una nuova casellina dell'avvento tra le righe. Io sono Naomi e la casellina di oggi è un appuntamento che ci diamo nell'avvento tra le righe, nel senso che è un tipo di video che ho fatto la prima volta durante il primo avvento tra le righe del 2020. L'ho fatto di nuovo l'anno scorso, sempre durante l'avvento tra le righe, e praticamente è diventato un video che faccio solo durante questo periodo. Ed è un video in cui uso un quiz preso online, di volta in volta un quiz diverso, per scegliere la mia prossima lettura. Ci saranno delle domande a seconda delle risposte che do, mi consiglia un libro, sperando che continui la curva di apprendimento, perché la prima volta è andata malissimo. Per fortuna era una novella, ma era una ciofeca, bruttissimo. Infatti è finito nel video dei libri peggiori di quell'anno. L'anno scorso è andata meglio, un libro carino, piacevole, non il libro della vita, ma mi era piaciuto. Stavolta si spera di continuare così, e la speranza è sempre scoprire qualcosa di nuovo, cioè non farsi consigliare magari Hunger Games, ecco. A parte che l'ho già letto, ma è un libro che non ha bisogno di essere consigliato perché lo conoscono tutti. Quindi vediamo cosa succede quest'anno. Il quiz che nel frattempo ho preso il computer, il quiz che ho scelto quest'anno viene da Quizondo e si chiama Cosa dovrei leggere? Trova il tuo match al 100%. Sono, mi pare, perché l'avevo comunque guardato, sono 15 domande in tutto, ma vabbè, sono domande veloci. Adesso, se mi date un attimo, vi condivido il video, così poi vedrete la schermata, io sarò piccolina o di qua, e sentirete la mia voce che vi racconta che sta succedendo, ma tanto vedrete il video, così vediamo, faccio vedere quali sono le domande e quali sono le mie risposte. Ok, stiamo registrando, io nel frattempo sono già sulla schermata giusta, sono già entrata nel sito. Inizia quiz, vediamo cosa sei tu, pubblicità. Allora, prima domanda, qual è il tuo genere preferito? Allora, drama, fiction, fantasy, favole, horror, altro, qui non c'è molto da pensare, il mio genere preferito è il fantasy. Poi, preferisci che il tuo personaggio protagonista sia un ragazzo o una ragazza, o non importa? Allora, normalmente io preferisco che sia una ragazza, però in realtà, cioè, non è che non leggo i libri dove il protagonista è maschile, quindi allora in realtà non voglio restringermi, qui sono curiosa di dargli un po' più di scelta, quindi non importa, non gli do uno o l'altro. Qual è il tuo qual è la tua materia scolastica preferita? Inglese, matematica, no, matematica decisamente no, scienze, arte, geografia, musica. Allora, in realtà mi piaceva molto letteratura, che qui non c'è. Metto arte, anche se, cioè, arte come musica da noi è una cosa che si fa più alle medie, salvo che poi non si scelga un percorso specifico su quello, quindi vabbè, arte perché a me piace. Allora, no, però c'è la storia dell'arte al liceo, vero? Preferisci che l'azione nel libro sia ambientata nel presente, nel passato o nel futuro? Allora, dipende da quello che voglio in realtà. Scrivo nel passato perché io ho sempre avuto metto nel passato perché io ho sempre avuto una fascinazione per i film e i film e le serie in costume, i drammi in costume. In realtà, cioè, se vuoi che è di sci-fi e quindi che sia ambientato nel futuro, va bene, però se devo scegliere uno dei tre, il contemporaneo è quello che preferisco di meno. Qual è il tuo elemento preferito? Acqua, fuoco, aria, terra. Oh mamma, dico acqua, mi ha sempre affascinato, e tra l'altro ho un rapporto un po' ambivalente, nel senso che ad esempio io sono molto affascinata dal mare e dall'oceano, però mi inquieta anche un pochino tutto quello che c'è sotto, però sì, direi l'acqua. Se fossi uno scrittore, che libro scriveresti? Pieno d'amore, utile e che porti conoscenza alle persone, il genere dove qualsiasi cosa potrebbe essere possibile, non lo so. Allora, non lo so, no, allora in realtà
potrebbero essere diverse cose, però diciamo il genere dove tutto potrebbe essere possibile, come il sci-fi, il fantasy, che sono i generi che mi piacciono di più, quindi molto probabilmente sarebbe qualcosa del genere. Scegli un film, Piccole Donne, Mean Girls, The Shawshank Redemption e Children of Men. Un momento di imbarazzo, ma probabilmente sono anche film famosi, ma questi non li ho letti. Oh, Piccole Donne o Mean Girls? Oh mamma, 2019. Oh mamma, scrivo... Perché continuo a dire scrivo? Non lo so, cioè in realtà nessuno dei due è il mio film preferito. Mean Girls. In realtà, cioè, se avessi qualcos'altro tra cui scegliere, non sceglierei nessuno dei due, ma devo prenderne uno. Quale parola ha un significato nascosto per te? Cosa vorrà dire? C'è una parola aperta a interpretazioni? Scienza, universo, equilibrio, speranza, mente, cuore. Oh mamma. Posto che non so dove voglio andare a parare qua, dico mente. 9. Scegli una citazione. Allora, non sono un uccello, nessuna rete può catturarmi, sono un uomo, un essere umano libero con un volere indipendente che ora userò per mollarti, bello. Attento, sono senza paura e quindi potente. Ah, l'unica via per uscire dal labirinto della sofferenza è perdonare. Ma non necessariamente. Già avete capito che questa per me no. Prendo un respiro profondo. Ah, ho preso un respiro profondo e ho ascoltato il mio cuore che dice io sono, io sono, io sono. L'amore non può essere o non essere. In love? Non so come tradurlo qua. L'amore magro? Vabbè. Accettiamo l'amore che pensiamo di preferire, di meritare. Allora, questi due mi sono piaciuti di più, ma scelgo questa perché mi ha fatto anche sorridere. Anche se ovviamente l'argomento era serio. Con cosa associ la parola libro? A cosa associ la parola libro? Amore, intrattenimento, biblioteca. Allora, intrattenimento, perché è quello che cerco normalmente quando scelgo un libro. Allora, ci sono ovviamente libri più seri, ci sono i libri di non fiction, ma per me il libro e il leggere è soprattutto intrattenimento. Quale parola non useresti per descriverti? Simpatico, pazzo, esplosivo, onesto. Ma allora, in realtà né pazzo né esplosivo, però dovendo scegliere uno scelgo esplosivo. Cioè, insane in realtà, cioè a seconda di come lo dici potrebbe essere anche positivo, cioè poi se lo usi come dispregiativo e per insultare sì, però insomma, di sicuro io non sono una persona esplosiva, proprio no. Quanto tempo vuoi spendere a leggere? Cioè mi sta probabilmente chiedendo se voglio un libro di 1000 pagine o di 100. Infatti uno o due sere, circa una settimana, vabbè dipende anche da quanto ti metti lì in realtà e da quanto velocemente leggi, però tutto il tempo necessario. Qua, anche qua, non mi restringo. In realtà ecco, se non fosse un libro di 1000 pagine sarei più contenta. Però anche qui, 1000 pagine, cosa vuol dire? Se è un libro che mi prende, passa velocemente, potrebbe non essere una settimana. Ti piace la letteratura youth giovanile? Penso intenda lo young adult? Vabbè, anche il middle grade. Sì. Quale serie ti piace di più? Breaking Bad, Supernatural, House of Cards, La Casa di Carta, Game of Thrones, Stranger Things. Allora, qua ce ne sono diverse. Dico Game of Thrones perché a suo tempo mi aveva molto preso. Anche La Casa di Carta, però Game of Thrones è più sulle mie corde. E sì, comunque a me è piaciuta, non è che la prenda solo perché è fantasy. In quale città spenderesti il weekend?
Las Vegas, Londra, Madrid, New York, Parigi, Roma. Allora, eliminerei... Allora, New York, io non ho mai sentito il fascino che New York esercita su altre persone. Magari un giorno ci andrò, ma non è tra le mie mete del cuore. Idem Las Vegas. A Londra sono già andata, così come a Roma, quindi sceglierei qualcosa di nuovo. Mancano Parigi e Madrid. Qui una vale l'altra. In realtà, siccome pensavo di passare... cioè, stavo già pensando ai viaggi dell'anno prossimo, probabilmente tra i due verrà prima Parigi, infatti pensavo di fare un 3-4 giorni, magari tipo a marzo, ad aprile prossimo, a Parigi. Quindi, diciamo, Parigi. Ah, sì, abbiamo finito. Dovrei leggere The Queen's Gambit di Walter Travis. The Queen's Gambit. All'età di 8 anni, Beth Harmon finisce in un orfanotrofio. Lia presto scopre i suoi grandi amori, gli scacchi e la droga. Ah! Ok, aspettate che controllo, ma è la regina degli scacchi? Stavo dicendo, infatti io questo titolo l'ho sentito, aspettate che controllo. Sì, è la regina degli scacchi. Tra l'altro io non ho neanche visto la serie. Non è un libro poco conosciuto, quindi su questo no, non ce l'abbiamo fatta. Però non l'ho letto. Devo dire che l'avevo un po' lasciato da parte perché ho sempre temuto che la tematica degli scacchi potesse darmi problemi. Perché io non gioco a scacchi e non capisco le regole. Però non lo so. Ho sentito dire che in realtà non è strettamente necessario, però quest'ansia mi è sempre rimasta e probabilmente è per questo che non ho recuperato il libro. Non è quello che mi aspettavo, ma perché, sapete, mi ha chiesto varie cose, tra cui il mio genere preferito, il mio film preferito. Io ho detto Game of Thrones, ho detto che mi piace il fantasy, quindi pensavo avrebbe puntato su qualcosa del genere, e avendo messo che mi piacevano le ambientazioni nel passato, mi aspettavo che magari mi proponesse un fantasy storico. Invece no, vabbè, avrà un suo algoritmo, un suo modo per scegliere, e immagino che ci siano dei, cioè non è che ti propone qualsiasi cosa, ci saranno dei libri predefiniti e alcune risposte portano a quello, alcune combinazioni portano ad altro, quindi sono comunque interessata e sarà allora una buona scusa. Tra l'altro, scusa, visto che come vi ho detto alla fine non l'avevo recuperato, tra l'altro mi viene il dubbio, controllo perché onestamente non avevo controllato, ma magari è una possibilità, che magari ci sia come audiolibro su qualche servizio, sono dei servizi che uso. Allora, non c'è su Audible, fatemi controllare su Storytel. C'è su Storytel, quindi io penso che andrò con l'audiolibro. Durata 11 ore e 44 minuti, ma è con la velocità base, quindi per me sarà un po' meno, non perché io vada particolarmente veloce, ma perché normalmente la velocità 1, che è quella base, fa venire il latte alle ginocchia. Quindi abbiamo il nostro vincitore, la regina degli scacchi. Vi faccio sapere come sta andando, vi farò qualche aggiornamento strada facendo. Chissà che con questa scusa trovi un nuovo preferito, con il fatto di essermi fatta aiutare a superare quest'ansia che ho nei confronti del libro. Devo anche dire che mi era anche un po' spostato di mente, quindi non era più nelle mie priorità. Siamo in partenza, allora sono pronta con l'audiolibro di La regina degli scacchi che ho recuperato su Storytel. Ho aggiustato la velocità in base anche alla velocità, la velocità della narratrice alla velocità base, e adesso mi segna, e sono proprio all'inizio, 5 ore e 50. Non so quanto avessi detto all'inizio, però per farvi capire che effettivamente, cioè, cambia molto se aggiustate la velocità e non seguite quella di base. Tra l'altro la voce della narratrice luce in faccia, la voce della narratrice mi suonava, io pensavo fosse la stessa narratrice di Bridgerton che ho sentito sempre su Storytel, in realtà non è lei, è la narratrice che leggeva La nonna casa e Chiudo gli occhi e il mondo muore, che però ho letto, scusato, tanti anni fa, quindi sicuramente non era quella l'associazione, ma quella con La nonna casa, quindi insomma
Poi alla fine all'interno delle applicazioni sono sempre gli stessi narratori che girano. C'era una piccolissima introduzione dell'autore dove sperava volesse tranquillizzarmi sul fatto che il libro non sarebbe stato estremamente tecnico sulla questione degli scacchi, ma no, non era su quello, quindi rimaniamo con questa ansia e dovremo leggere il libro per scoprirlo. Siamo a un primo aggiornamento che mi serve però per parlarvi della trama, che penso in realtà sia conosciuta perché è un libro famoso, reso ancora più famoso dalla serie TV, però mi sono resa conto che mentre stavo facendo l'introduzione con il quiz, ho letto la prima frase del libro che mi era venuto fuori, ho capito e basta, sono andata avanti, non ho più visto quale fosse la trama, però appunto probabilmente la sapete già. Comunque, è la storia di Beth Harmon. Beth Harmon, essendo sempre all'inizio, ma avendo comunque già iniziato la storia, riesco a contestualizzarla un po' meglio. Beth non è orfana fin dalla nascita, ma quando ha circa 7 anni la madre muore in un incidente, il padre era già morto a quel punto e quindi viene mandata in un orfanotrofio dove cresce e dove viene a contatto con gli scacchi. Questo poi la mette sulla strada per, immagino, diventare qualcuno nel mondo degli scacchi. Se tanto mi dà tanto visto quello che sto leggendo, perché ha già dimostrato di essere una specie di genio degli scacchi, non che sia successo così perché qualcuno le ha insegnato, però da lì la cosa è andata piuttosto velocemente. Allora, a insegnarle è stato il signor Scheibel, penso si chiami, è uno dei custodi dell'orfanotrofio, una figura un po' schiva, cioè il tipo un po' burbero, che però è evidentemente rimasto un po' colpito da questa ragazzina e le ha insegnato. Nel frattempo poi altre persone cominciano a notare, per esempio il signor Scheibel la introduce a questo suo amico con cui frequenta il circolo degli scacchi, perché il signor Scheibel fa parte di un circolo degli scacchi, questo signore insegna in una scuola superiore e quindi chiede il permesso alla direttrice dell'orfanotrofio di portare lì Beth una volta a settimana per farla allenare con i ragazzi del circolo di scacchi della scuola superiore. Non sono tutte rose e fiori, però, perché evidentemente per la regolamentazione di allora, io non credo sia una cosa che facessero solo in quel orfanotrofio, quantomeno da come la mette all'interno del libro. Praticamente si davano, una cosa orribile, si davano tranquillanti ai bambini, ai ragazzi, tutti quanti, 2 volte al giorno. E Beth ha subito sviluppato questo comportamento che ti fa capire che probabilmente questa cosa si andrà ingigantendo nel corso degli anni. Praticamente, siccome lei fa fatica ad addormentarsi la sera perché posto nuovo, rumori nuovi, persone nuove, insomma, tra l'altro viene da una situazione scioccante, cioè lei è morta la madre, non ha più nessun altro, sballottata di qua e di là. Praticamente lei comincia a tenersi da parte le pillole e a farne tipo una scorta per quando ne ha bisogno, perché per esempio durante la giornata non ne ha bisogno e quindi ha questa specie di astuccio dove tiene nascoste le pillole praticamente, cioè perché praticamente per evitare di dover affrontare eventuali problemi psicologici che questi bambini avevano, anziché dargli un adeguato sostegno, basta, li riempiamo di tranquillanti e risolviamo la questione. Ovviamente problemi, perché a un certo punto la regolamentazione è cambiata e tutti i bambini sono nati in astinenza. Beth ha, madonna, meno male che l'hanno beccata tra l'altro, praticamente ha cercato di fregare le pillole dall'armadietto dove le tenevano e tipo ha preso una manciata, se le ha infilate tutte in bocca, meno male che l'hanno beccata, sarebbe andata in overdose. Naturalmente cazziatone, cioè non che fosse colpa loro che davano le pillole ai bambini, ma hanno cercato di colpevolizzarla come se fosse colpa sua, perché evidentemente poi non hanno seguito adeguatamente questi poveri bambini, questi poveri ragazzi nel periodo in cui sono stati tolti i medicinali, e hanno semplicemente aspettato che l'astinenza gli passasse così, ed evidentemente non li tenevano controllati perché una cosa del genere poteva succedere, potevano pensarci tutti. Al punto in cui sono arrivata adesso, lei è ancora nell'orfanotrofio, ma le è stato momentaneamente vietato di giocare a scacchi dopo l'episodio dei medicinali rubati. E io adesso non so se, tipo, lei doveva prendersi una rivincita una volta diventata maggiorenne, e immagino che una volta diventata maggiorenne possa lasciare l'orfanotrofio e ricominci da lì, o se a un certo punto qualcuno la debba adottare. In realtà viene detto che lei è un po' bruttina, quindi rispetto ad altre ragazze o altre bambine che sono state adottate velocemente, lei tende a non farsi notare, quindi sta avendo difficoltà per questo motivo.
Non è successo tantissimo a livello di trama, però devo dire che questa cosa delle pillole ai bambini, dei tranquillanti ai bambini, mi ha fatta rimanere veramente molto male. Sapevo qualcosa anche perché dalla prima linea di trama si diceva che all'orfanotrofio lei scopre, diceva, i suoi grandi amori, cioè gli scacchi e le pillole, quindi, cioè le pillole tranquillanti, quindi sapevo che la cosa sarebbe nata da lì. Però mamma mia, che pesante, veramente, io. A pensare che succedevano queste cose. Oh. Ci sono state delle descrizioni di partite di scacchi e le partite quindi ci sono, ma non sono particolarmente dettagliate. Si dice pochino e quindi non è pesante in questo momento. La mia preoccupazione, ve l'avevo detto, era che non essendo io una giocatrice di scacchi e quindi non capendo di che cosa si parlasse, potessi trovarlo noioso. Al momento no. Io spero continui così. Allora, abbiamo passato, come buio, mamma mia, abbiamo passato il momento, cioè il momento, gli anni del, dov'è la telecamera lì? Abbiamo passato il periodo dell'orfanotrofio, finalmente l'hanno adottata, però allora, non sembra una di quelle famiglie abusive in cui la trattano male, per carità, almeno questo ce lo siamo risparmiati, ma... La situazione comunque non è molto ideale perché dei due lui non c'è mai, è sempre via per lavoro, cioè quando l'hanno adottata proprio il giorno in cui l'hanno adottata sono arrivata a casa e lui è partito per lavoro il giorno stesso. E sembra quasi che l'abbiano quasi adottata tipo cucciola da compagnia per lei, lei non lavora perché evidentemente è il marito che manda i soldi a casa Non è che faccia molto, infatti quando ci sono le cose da fare, tipo le commissioni manda sempre lei, a lei non dispiace per carità, lei sta anche bene, però non è che lei faccia moltissimo, non sembra una persona molto attenta, non è una passione con cui lei, una passione, scusate, non è una persona con cui lei possa condividere la sua passione per gli scacchi e tra l'altro, cioè meglio ancora, ovviamente queste persone non sanno niente dei problemi di Beth con le pillole, con i tranquillanti. Probabilmente non sapevano neanche che c'è stato tutto anni in cui l'orfanotrofio dava i tranquillanti ai bambini, quindi loro non sanno di doverci stare attenti e quindi Beth ha scoperto che lei ha dei tranquillanti, lei manda Beth a ritirarli con la prescrizione del medico e prima di consegnargli a lei praticamente lei si intasca una parte delle pillole senza dire niente a lei naturalmente, quindi questa cosa... Si capisce che andrà avanti. C'è di buono però che finalmente può ricominciare a coltivare questa sua passione per gli scacchi. Dopo l'episodio con le pillole, gliel'avevano proibito e quindi lei non aveva più giocato a scacchi. Adesso ha cominciato ad avere accesso, grazie alle paghette settimanali che le danno, alla famiglia adottiva, mettendo da parte un pochino, riesce a prendersi questi libri e sta cominciando a studiare un pochino di più. E sembra che abbia scoperto l'esistenza, cioè sembra, ha scoperto l'esistenza dei tornei di scacchi, cosa di cui lei non conosceva l'esistenza. Sono contenta per carità che lei abbia finalmente una famiglia, una camera sua, eccetera, eccetera, però si poteva fare di meglio, cioè onestamente non sembrano persone molto paterne o materne a seconda dei due genitori, gli ho detto uno non c'è proprio, quindi non ho capito che cosa abbiano adottato una bambina a fare, cioè come gli è venuta in mente questa cosa. Giunti a questo punto, e con a questo punto intendo più o meno a metà, ci sono due cose che vorrei segnalare che mi stanno lasciando un po' perplessa. Allora, il libro scorre, per carità, sono andato avanti abbastanza velocemente, nessun intoppo particolare, però, allora, intanto una delle regole fondamentali secondo me è che ci deve essere un qualche tipo di conflitto interiore o esterno che sia. E secondo me questo conflitto al momento non c'è né in un senso né nell'altro. Sta andando tutto molto bene, anche troppo, infatti mi aspetto che a un certo punto succeda qualcosa e comincio a pensare che non ci siano, diciamo, trame collaterali
Non che debba essere un libro di avventura, per carità, ma anche a livello personale, di relazioni della protagonista con chi che sia, o in topi per cui mentre magari lei è concentrata sull'andare avanti nella sua carriera da giocatrice di scacchi, nel frattempo succedono i casini che rischiano di mettere a repentaglio questa cosa, non sta succedendo niente, va tutto a gonfie vele, liscissimo, va tutto bene. Con la famiglia, nel senso che di fatto un genitore adottivo non c'è proprio, quell'altra va bene, e tra l'altro pensavo che questa madre adottiva diventasse tipo quella che cerca di sfruttare la figlia adottiva, perché questa a un certo punto si rende conto che si possono fare soldi con i tornei di scacchi, però in realtà è molto di supporto, la sostiene anche perché questa donna non lavora, quindi ne va anche della sua sopravvivenza, però si è creata, anzi, che questo è in realtà interessante, questa situazione all'incontrario, per cui è la madre adottiva ad essere dipendente economicamente da Beth, e in realtà, cioè, non pensavo che sarebbe andata così, cioè meglio per lei, per carità, ma questo poteva essere una fonte di conflitto, di problemi, e non lo è. Non ci sono persone particolari nella sua vita perché lei non ha amici, non ci sono fidanzati o fidanzate, o non che ci debbano essere per forza, però insomma non ci sono neanche queste cose, quindi cioè, sento la mancanza di qualcosa, qualcosa d'altro. A me sembra che effettivamente quindi questo libro sia solo sugli scacchi. E anche qua, quando ci sono questi libri dove non c'è una trama, cioè non ci sono colpi di scena, non ci sono particolari evoluzioni di trama, si cerca quantomeno di fare delle riflessioni, di fare dei discorsi, di mettere dei temi forti, e mi sembra che ci siano questi temi che vengono nominati, li si sfiora, però non li si approfondisce. Ecco, quindi la già citata questione dei tranquillanti, o potenzialmente dell'alcol, o cos'altro c'era? Ah, c'era una scena veramente bruttissima che c'è stata, non che sia stata scritta male, ma nel senso che proprio da leggere è stata brutta, all'orfanotrofio, quindi insomma adesso è passato un pochino perché non siamo più all'orfanotrofio, ma questa scena in cui Beth è stata aggredita sessualmente da una sua compagna dell'orfanotrofio che aveva qualche anno più di lei, e non c'è altro modo di scrivere questa cosa, è stata un'aggressione sessuale, e allora, un po' queste cose non vengono trattate in un certo modo perché Beth è molto giovane e forse non riesce a registrarle bene per quello che sono, perché lei è il punto di vista, però poi non vengono riprese. Per esempio, questa cosa viene quasi trattata come se fosse un'iniziazione di Beth alla sfera sessuale per farle capire che il sesso non le interessa e cosa? E di questa cosa non si parla più. Anzi, questa ragazza che ha fatto questa cosa è. Mi sento quasi di dire la sua migliore amica all'orfanotrofio. Migliore amica forse è un termine un po' forte, ma comunque la ragazza qui è più legata qui dentro, anzi sente la mancanza di questa ragazza ora che non è più all'orfanotrofio. Ho nominato le pillole, non sono davvero un problema, cioè sono una sorta di routine per lei, già cioè viene detto che continua a prenderle. A un certo punto mi pare si sia anche detto che aveva smesso di prenderle per un po', e poi quando ne ha bisogno ricomincia, c'è cioè una cosa che lei prende e molla così senza problemi, nonostante abbia un passato proprio di dipendenza. Si dice tra l'altro che lei evidentemente è andata anche un po' in assuefazione, perché deve prenderne tipo tre o quattro insieme perché abbiano effetto, quindi non c'è neanche il tentativo di approfondire certi temi. Ecco, il sessismo, perché lei sta entrando, cioè è già entrata in un ambiente considerato tipicamente maschile, cioè quello degli scacchi, e ecco, ogni tanto si butta qualche frasetta. Per esempio, al suo primo torneo Beth si accorge che le donne sono state messe tutte l'una contro l'altro, cioè sono state messe proprio raggruppate, nessuna donna è stata messa a giocare a scacchi contro un uomo, o quando escono degli articoli su di lei, ne è uscito uno in particolare, lei si accorge che l'articolo, più che sulle sue performance, su alcune cose che lei ha detto nell'intervista, si soffermano a sottolineare quanto sia incredibile che lei sia arrivata qui perché è una donna, e la cosa è da fastidio, ma anche qui non è una cosa che viene elaborata. E poi ho detto, sono arrivata fino a un certo punto, magari cambierà dopo, ma ho detto sono quasi a metà, quindi se avessi voluto parlare di certe cose avrebbe già iniziato.
Quello che mi aspetto, quantomeno, a livello proprio di trama sugli scacchi, che a un certo punto compaia una sorta di nemesi, un avversario che lei non riesce a sconfiggere, e quindi il suo obiettivo per tutto il libro diventa sconfiggere questa persona, e proprio che il libro diventi uno scontro con queste due persone. Al momento non c'è stato nessuno di questo tipo, perché ha sconfitto bene o male tutti. Non che lei non abbia mai perso una partita, ma per esempio queste partite non sono state neanche descritte. Viene detto: sì, qui giocò questo torneo, perse un paio di partite, ma non sappiamo neanche contro chi le ha giocate. Quindi, cioè, questa persona probabilmente non è ancora arrivata. Ma insomma, mi aspetto che questa occasione quantomeno non se la faccia scappare l'autore. Stavo per gridare vittoria. Ma no, non è una vittoria, perché pensavo si fosse palesata finalmente la nemesi di Beth. Ha incontrato questo giocatore che inizialmente sembrava avere difficoltà a battere, perché sono andata un po' avanti nel frattempo rispetto all'ultimo aggiornamento. E cosa stavo dicendo? Questa persona che lei ha affrontato qualche volta e si vede che faceva fatica. È uno dei pochi scogli, forse l'unico vero scoglio che lei avesse in contatto forse contro cui fosse andata a sbattere fino a quel momento. Mi ho detto: è lui. Tra l'altro, sarebbe stato interessante perché è un ragazzo giovane, un po' più grande di lei, però proprio il contrario di lei, perché lei è una persona molto riservata che ha problemi nelle interazioni sociali, nella sua vita ci sono solo gli scacchi. Questo ragazzo è anche lui stato un bambino prodigio come lei, quindi sembrava che volesse fare questo parallelismo, però lui è una persona che socialmente sembra un po' più brillante di lei, cioè, nel senso che si trova più a suo agio in compagnia, nelle interazioni sociali. E quindi sembrava proprio il contraltare di Beth, sarebbe stato interessante e la figura perfetta per essere la sua nemesi, però no, perché l'ha battuto nel frattempo e quindi lei sta già guardando avanti, non è più un problema. La sua nemesi quindi credo che sarà a questo punto questo giocatore russo che è stato nominato diverse volte. Infatti lei adesso è nell'ottica di sconfiggere lui, di andare a scontrarsi con lui, però non credo che abbia mai neanche parlato con questo uomo. Io ogni tanto mi confondo con i nomi perché ci vengono nominati tanti giocatori, ma sono abbastanza sicura che con questo uomo non abbia mai scambiato neanche una parola. Quindi c'è una cosa nella sua testa, non è una cosa personale. E io volevo che diventasse una cosa personale. Quindi, diciamo, è una rivalità un po' da lontano. Quindi, cioè, probabilmente non c'è neanche questo. Cioè, io l'altra volta gli ho detto: spero che ci sia almeno una rivalità, ma non è una rivalità forte, quindi. Niente. Avevo detto all'inizio del vlog, quando vi ho parlato della questione scacchi, che tutto questo parlare degli scacchi non mi dava fastidio perché le partite non erano velocissime, quindi mi bastava ascoltare con un orecchio solo. In realtà le cose sono un po'. Dove stai andando? Dove stai andando? Lontana. Mia mamma ha messo a seccare i peperoncini, naturalmente lei che cosa sta puntando? I peperoncini, naturalmente, quello che è pericoloso per lei, un po' come quando cercavi di mangiarti i cactus. Vero? Stavo dicendo, le cose sono un pochino cambiate perché le partite diventano sempre più lunghe e più dettagliate. Adesso mi descrive molto più le mosse, le tecniche che sta usando, i ragionamenti che lei fa di volta in volta. Adesso lui farà questo e poi io devo fare questo, immagino se faccio quest'altro. Ecco, sta diventando un pochino più pesante anche perché oltre alle sequenze relative ai tornei, si sono aggiunte delle altre cose, cioè ci sono state, non l'ho detto prima perché non pensavo che sarebbe successo di nuovo, ma c'è stata a un certo punto del libro una sequenza di allenamento dove lei per diverse settimane si è allenata con Beltic, per chi ha letto il libro, con questo altro giocatore di scacchi che però nel frattempo lei aveva già battuto, ma insomma poteva insegnarle qualcosa. E quindi anche lì mi descriveva tutte le partite. Quasi tutte le partite che avevano fatto durante questi periodi di allenamento e anche lì con tanto di dettagli. Ce n'è un'altra adesso, lei deve andare al torneo di Parigi e si sta allenando con Benny, sempre per chi ha letto il libro. Quindi ci sono ben due sequenze con periodi di allenamento, con tutte le partite relative, libri, altre informazioni. Non nascondo che quando arrivano quelle parti io aumento un po' la velocità e a volte
spingo un pochino avanti col tastino e devo dire che non c'è molto altro nel libro. Poi magari su questa cosa torno, però ecco, non lo abbandono perché comunque scorre e l'audiolibro mi aiuta, però credo che a questo punto avrei cominciato a tentennare con il libro cartaceo, cioè avrei cominciato a prendere in considerazione di abbandonarlo. All'inizio avrei detto va benissimo anche se non siete amati degli scacchi. A questo punto ci vuole un po' più di devozione, ecco. Non so quanto lo potete apprezzare, anche se vedo che sono comunque in minoranza perché le recensioni in generale sono fantastiche, quindi magari sarà una cosa mia. O ci sono solo lettori di scacchi tra le persone che hanno letto questo libro, o effettivamente è una cosa mia. Poi non è un brutto libro, attenzione, però non è appassionante, ecco, secondo me. Vorrei che ci fosse qualcosa di più come contorno, diciamo, a livello personale e di dinamiche interpersonali della protagonista, e il libro non riesce a darmelo. Ho fatto gli aggiornamenti un po' più ravvicinati, ce ne ho fatti di più nella prima parte del libro. Questo sarà l'ultimo perché ho effettivamente finito il libro, quindi tiriamo le somme. Non che non ne abbia fatti nella seconda parte del libro, perché sono sicura che l'ultimo aggiornamento, cioè il punto in cui ero nell'ultimo aggiornamento, fosse già nella seconda parte del libro. Però onestamente non è che avessi molto da aggiungere, quindi poi da un certo punto in poi sono andata. Sono arrivata alla fine, ma in generale non è un libro ricco di eventi, cioè la trama è piuttosto lineare, va dove deve andare, arriva dove deve arrivare e non ci sono, diciamo, ramificazioni particolari. Allora, cosa avevo detto l'ultima volta? Forse avevo fatto il commento sulla questione degli scacchi, non mi ricordo se fosse l'ultimo o il penultimo aggiornamento che avevo fatto. Di fatto la questione è rimasta così, infatti l'ultima parte del libro è una sequela di partite di scacchi. Il punto era arrivare a sfidare il campione russo, l'abbiamo fatto, il finale è quello che si prevedeva. C'è stato un momento solo in cui il mio interesse si è riacceso, ma perché in realtà quello che è successo era molto prevedibile, perché questa è la parabola del genio che percorre la strada verso la grandezza. A un certo punto c'è qualcosa che lo mette in crisi, c'è una sorta di caduta, qui però segue la ripresa e l'ascesa. Quindi insomma sapevamo cosa sarebbe successo, quello che crea il problema che qua era prevedibile e no, non sono le pillole, come potreste pensare, perché le pillole, i tranquillanti, continuano ad essere un non problema, come penso di aver detto a un certo punto, sì, sono sicura di averlo detto, comunque è una di quelle cose che dovrebbero essere un problema, ma poi sono semplicemente lì. Il problema invece è l'alcol. Cosa che in realtà si presagiva fin dalla prima parte del libro. È usato molto poco, onestamente. Il punto in realtà sarebbe che lei si accorge di aver preso una china pericolosa e quindi corre ai ripari. Quindi in realtà, oh, va bene, però è stato l'ultimo momento in cui si era messo un po' di pepe. E per il resto, quello che vi ho detto finora, ecco, fino alla fine rimane un libro non particolarmente appassionante. Anche è vero che quello che io ritengo essere appassionante probabilmente è diverso da quello che è appassionante per voi, anche considerando che per me il concetto di appassionante e intrigante è legato a una concezione più fantasy, di scene d'azione, di avventure. Quindi, ad esempio, gli appassionati di classici probabilmente avranno un concetto diverso dell'appassionante. Quindi, ho deciso che era il momento giusto per dare una culata al mio cellulare. Quindi non dubito che questo libro abbia una fetta di pubblico che lo troverà molto appassionante. Infatti ho visto alcune recensioni entusiaste, quindi assolutamente non voglio che questo venga preso come un commento negativo in toto. Sapevo che non sarebbe stato probabilmente il libro per me, ma non voglio neanche che passi il messaggio per cui io avrei dei sentimenti particolarmente negativi, cioè forti negativamente nei confronti di questo libro. Non è così. L'ho trovato un po' piattino. Ho visto anche molte persone che parlavano di caratterizzazione pazzesca, psicologia pazzesca, anche qua io non sono del tutto d'accordo. Anche i personaggi li ho trovati piuttosto piattini. Beth come personaggio l'ho trovata un po' freddina. Io, tra l'altro, in una recensione ho visto una recensione che ho trovato su Goodreads, ma è stata l'unica volta in cui ho trovato scritto qualcosa del genere, quindi fatemi sapere se a voi questa cosa risulta. Una persona ha detto che
Beth dovrebbe avere la sindrome di Asperger. Questa cosa ovviamente non viene detta nel libro perché sennò non chiederei. Spiegherebbe probabilmente il suo modo di comportarsi, la sua difficoltà a rapportarsi con le persone, però non viene effettivamente detto, quindi rimane un punto di domanda. Ci sono tante cose che si potevano approfondire, come il rapporto di Beth e la madre adottiva, o ok, Beth non ha nessuna relazione sentimentale vera e propria qui dentro, anche se si dava a intendere a volte che ci fosse qualcosa di più con Benny. Però, ecco, magari io ho trovato interessante, ad esempio, che le uniche persone con cui lei avesse avuto rapporti fossero altri giocatori di scacchi, e si poteva approfondire sul fatto che fossero le uniche persone con cui lei riusciva ad avere un rapporto, proprio una relazione interpersonale, prima che fisica magari, o che magari lei ritenesse i giocatori di scacchi le uniche persone alla sua altezza. Questa è una mia interpretazione, oppure cos'altro, il personaggio di Jolene che viene riportato a un certo punto, ma proprio una tantum, pensavo che, siccome lei non aveva avuto effettivamente amici durante la sua vita, quindi pensavo che si volesse sviluppare anche in quel senso, che lei riuscisse ad avere una relazione interpersonale, una relazione di amicizia con qualcuno finalmente, così come... Ritorniamo alla questione dei tranquillanti, la questione della dipendenza da alcol, tutte cose che potevano essere approfondite, ma vengono proprio, cioè ci si avvicina, ma non c'è il desiderio di farci su davvero un discorso. Quindi io non l'ho trovato profondo come molte persone dicono. Guarderò comunque la serie perché sono interessata e vedo bene come alcune cose o alcune scene possano farmi un effetto diverso, anche solo perché, non lo so, in alcune scene dove dovrebbe esserci tensione, una serie tipo mettere la musica carica di tensione che ti dà l'ansia, o il gioco di sguardi tra le persone, anche solo durante le partite di scacchi tra gli sfidanti, quindi credo che alcune cose mi faranno meno effetto. Non so se poi arriverò ad amare la serie, però ci provo lo stesso. Tra l'altro, mi sembra di capire da alcune persone che ne hanno parlato che abbiano cambiato delle cose, quindi magari questi cambiamenti possono effettivamente avere una conseguenza sul mio indice di gradimento. In ogni caso, sono comunque contenta di aver, credo di aver detto tutto. Sicuramente poi mi verrà in mente qualcosa dopo che avrò caricato il video, ma in generale non mi sono pentita di aver letto questo libro perché la curiosità mi sarebbe rimasta e il non aver letto il libro mi frenava dal vedere la serie che comunque mi interessava. Quindi comunque a me va bene averlo letto. Non abbiamo fatto, ecco, quell'ulteriore passo avanti sui libri letti in questo tipo di video dove c'era il quiz. Quindi al momento il mio preferito rimane ancora quello che ho letto l'anno scorso, anche se cioè, non era questo libro pazzesco, eccetera, eccetera, però no, non era male. Ci siamo tolti questa curiosità e voi fatemi sapere se avete letto questo libro. Io in realtà, cioè probabilmente quello che ho detto vi farà alzare i capelli in testa perché so che questo libro è molto amato, magari a voi è piaciuto, quindi nel caso fatemi sapere sotto magari qualche chiave di lettura. Potrebbe essere anche, non l'ho detto, ma avendolo ascoltato in audiolibro può essere che la lettura abbia fatto, adesso, non che abbia completamente cambiato il libro, cioè non è che il libro cambia solo per il narratore, però come legge il narratore può influire un pochino sull'indice di gradimento del lettore. Detto questo, stavo dicendo, fatemi sapere se magari c'è qualche chiave di lettura o qualcosa che potrei essermi persa per strada, qualcosa che magari a me non è piaciuto e che voi avete valutato in modo diverso. Detto questo, credo che ci siamo. Grazie ancora di essere stati con me in questa casellina dell'avvento tra le righe. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento domani alla prossima casellina. Ciao ciao!